Ciao a tutti da Poderac, qualche giorno fa abbiamo visto qui nel canale come proteggere un po' la nostra privacy dell'assistente vocale per evitare che le registrazioni vengano ascoltate, elaborate. Oggi andremo a fare esattamente l'opposto, andremo a sfruttare il dispositivo per andare a spiare quello che c'è attorno al dispositivo stesso. Per quale motivo dico spiare? Perché in realtà si tratta di una funzione che è sempre esistita, che molto probabilmente qualcuno di voi già conosce, però essendo che è una cosa che chiedete spesso nel gruppo dell'assistente vocale su Facebook, allora ho detto facciamoci un video così andiamo a spiegare come funziona questa opzione presente all'interno dell'applicazione e come possiamo sfruttarla per spiare quello che c'è attorno al dispositivo. L'opzione si chiama Drop-in e come si fa ad andare a utilizzare questa opzione? Andiamo ad aprire l'applicazione dell'assistente vocale e accediamo all'interno dell'opzione comunicazione. All'interno dell'opzione comunicazione possiamo andare a utilizzare un'opzione che si chiama drop-in. Vedete, c'è chiamata, messaggio, drop-in. Premete su drop-in e potete selezionare un dispositivo a vostra scelta per andare ad ascoltare in diretta quello che sta accadendo attorno a quel dispositivo. Nel caso degli Echo senza display andrete solamente a sentire l'audio, mentre per quanto riguarda gli Echo Show andrete anche ad attivare la telecamera. Può essere soprattutto utile se avete intenzione di utilizzare il dispositivo come IP cam. A tal proposito volevo segnalarvi che Amazon sta per lanciare un servizio che si chiama Guardia. È un'opzione che penso in America sia già attiva e consiste nel permettervi di ricevere notifiche quando un dispositivo di Amazon rileva un rumore. Ad esempio un Echo rileva un rumore, attiva la registrazione, dopo questa registrazione avete modo di ascoltarla per capire che cosa è successo. Dovrebbe essere un servizio a pagamento, ma si tratta di qualche euro al mese. Vedremo se arriverà in Italia, se sarà a pagamento o verrà assortito tramite qualche offerta, non lo so. Comunque selezioniamo ad esempio, che ne so, Echo Show Maria Vita, diamo il consenso all'applicazione e noi riusciremo in questo modo a vedere sia la telecamera sia il microfono, senza che lì ci sia qualcuno che vada ad accettare la richiesta. Voi fate drop in e automaticamente il dispositivo si attiva. Ecco, ho notato che la registrazione dello schermo non è avvenuta, forse doppierò la cosa. Voi a questo punto mi direte: ok Poderac, ma allora sono fregato, io come faccio a sapere se qualcuno mi sta spiando? Nessun problema, perché in realtà quando attivate il drop in c'è un suono, anzi lo faccio direttamente su questo Echo Show 10 che ho dietro le mie spalle, anche su questo Echo Dot di quarta generazione. Ci sarà probabilmente eco, ma fa niente. Ad esempio adesso lo faccio su Echo Dot, vedete? Lui comunque ha questo LED sotto che vi dice guarda, qualcosa sta succedendo. Io ho disattivato il microfono sul telefono, quindi non c'è rischio che la persona mi senta. Ovviamente però se dà uno sguardo al dispositivo dice perché è verde e può capire che state ascoltando. Faccio chiudi, sentite che comunque fa anche lui un rumorino. Ma come, Poderac, Amazon ha fatto una funzione per spiare le persone? Assolutamente no, io ho semplicemente attirato la vostra attenzione. Questa opzione può essere utilissima in realtà per altri obiettivi. Sorvegliare la casa prima di tutto, ad esempio avete il dubbio che ci sia un ladro? Non potete sapere senza ad esempio Guard se c'è una segnalazione o qualcosa. Andate a botta di sedere, tra virgolette. Spero che in futuro venga introdotta questa funzione. Ma immaginatevi un dispositivo del genere da un anziano, ok, che magari è in difficoltà, non sa usare il telefono, ha qualche problema. Voi attivate questa opzione tramite il drop-in e risolvete il problema, perché in qualsiasi momento voi potete entrare in contatto con la persona. Se non vi risponde potete allertare i soccorsi, se vi risponde ma non è riuscito a rispondervi al telefono capite che cosa è successo. Con gli Echo Show questa opzione è decisamente migliore perché avete addirittura una telecamera. Ecco, vi si attiva la telecamera ovviamente del vostro smartphone, quindi se uno guarda Echo Show vede la vostra faccia. Ok, potete disattivare la telecamera dal cellulare, quindi vede schermo nero, ma si vede che c'è una chiamata in corso. Non è proprio uno spionaggio vero e proprio, però in alcuni casi può risultare comodo per diverse situazioni. Poderac, posso fare questa cosa solo con il mio account? No, volendo, se ad esempio un amico vi chiede guarda,
Il mio cane, potresti ogni tanto controllare con il dispositivo Echo Show che ho a casa se fa qualche danno? Voi potete dare l'autorizzazione al vostro contatto di utilizzare il drop-in. Di default a tutti è disattivato, quindi non preoccupatevi, i vostri amici non potranno mai spiarvi. Accedendo in alto a destra sul simbolo contatti, posso andare ad esempio su Luigi e dirgli autorizza drop-in. In questo modo il contatto Luigi, quando chiamerà un mio dispositivo tramite il drop-in, potrà farlo senza problemi. Ok Poserak, ma non voglio che mio fratello o mia sorella mi spii. Come posso fare per evitare che il dispositivo sia abilitato al drop-in? Allora, i dispositivi associati al tuo account di default sono tutti su on per il drop-in, ma tu puoi disattivare il drop-in. Come si fa? Si preme dispositivi, andate su Echo e il nome che è impronunciabile, se no vi si attiva a tutti, per esempio Echo Dot di Poderak, scorro verso il basso e vado all'interno di comunicazione. All'interno di comunicazione posso andare a disattivare il drop-in, dico solo nucleo familiare o disattiva completamente. C'è tutta una pappardella per spiegarvi cosa significa nucleo familiare, cosa significa off. Mettete su off e il gioco è fatto, questo dispositivo non potrà essere utilizzato per il drop-in. Penso che a questo punto vi ho spiegato tutto riguardo la funzione, che secondo me è utilissima, a parte lo spionaggio che in realtà sì e no, perché a prescindere, chi vede il dispositivo vede che voi state facendo qualcosa di strano, magari chi è distratto non lo nota, ma è complicato. Può essere utile, come vi ho detto, per l'assistenza agli anziani, può essere utile per avvisare ad esempio i vostri familiari, è che potete fare l'annuncio, ma volete chiamarli senza che vi rispondano al telefono perché stanno giocando al computer, non vi rispondono al cellulare, voi attivate il drop-in, mettete volume 10 e gli urlate dietro. Secondo me è utilissima come funzione, non tutti la conoscono ed è un peccato, per questo ho fatto questo video. Spero che il tutorial guida vi sia stata utile, se così lasciate un bel mi piace. Mi raccomando, se volete acquistare qualsiasi dispositivo smart o anche un Echo in offerta, entrate nel canale delle offerte, che sicuramente vi può essere utile per acquistare questi dispositivi scontati quando vanno in offerta. Magari siete distratti, non riuscite mai a trovarli in offerta, con quel canale ci pensiamo noi. Entrate anche nel gruppo di Amazon dedicato all'assistente vocale, vi lascio il link qui sotto in descrizione, lì possiamo confrontarci. Magari se noto che tanti hanno diversi problemi, posso fare tutorial in base a quello che scrivete. E seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram, iscrivetevi per non perdervi i prossimi tutorial, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!